L'area Vestina è contemporaneamente l'area sulla quale si è abbattuta non solo la tragedia di Rigopiano, ma anche tutto il resto delle gravissime vicissitudini che abbiamo avuto in quest'ultimo periodo, e quindi è un'area che sta in una sofferenza terribile dal punto di vista del turismo, ma anche da altri punti di vista, e però contemporaneamente è un'area che ha delle potenzialità straordinarie. Qui sono concentrate alcune delle eccellenze d'Abruzzo, qui c'è Labrioni, qui ci sta Valentini, qui ci sono diciamo gli olivicoltori più importanti d'Abruzzo, qui c'è Marcello Spadoni della Bandiera, qui ci sta appunto, no? c'è la Cogestre, cioè siamo, qui c'è il pecorino di Farindola. Abbiamo quindi una concentrazione di potenzialità enormi e contemporaneamente problemi giganteschi. Ne vale la pena di provare qui a costruire un prodotto che sia un prodotto di grande qualità e lanciarlo sui mercati. Per fare questo però ci vuole un po' di tempo. Intanto dobbiamo far sopravvivere le persone e soprattutto gli operatori turistici, i quali sono fondamentalmente piccoli operatori che si trovano in condizioni disperate e che hanno bisogno di un aiuto immediato per la propria sopravvivenza. Lo spopolamento delle zone interne dell'Abruzzo verso la costa o verso altre città e regioni italiane è un problema storico. Ha avuto negli ultimi 2 mesi un'accelerazione impressionante, mai vista. Io non so se in altre regioni sta succedendo, non credo. Quello che sta succedendo da noi in modo particolare, soprattutto nel Teramano, compresa la città di Teramo, ma in parte anche nell'Aquilano, compresa la città dell'Aquila, e anche qui. Cioè la gente non... Già vivere in una zona di montagna è molto più costoso, complicato e difficile. E per di più in questa fragilità mostruosa nella quale si vive, col problema delle scuole, la gente va via, io sento che la gente sta mollando anche psicologicamente, quindi se non interveniamo subito con misure urgenti e anche con una prospettiva, però io ho paura che dopo facciamo solo chiacchiere.